Il sasso nello stagno l'ha lanciato il presidente dell'STP di Brindisi, Rosario Almiento, con uno sfogo pubblico sulla difficoltà di gestire l'azienda di trasporti. E la UIL a raccoglierlo, sollecitando il presidente a denunciare alla magistratura i soggetti che hanno abusato delle loro cariche e delle loro responsabilità. Nomi e cognomi di chi ha creato problemi gestionali alla società e per contro ai lavoratori. Questo l'appello lanciato dal segretario della UIL Trasporti, Cosimo Greco, che scrive: siamo accanto al presidente, ma così come si chiede chiarezza sulla gestione amministrativa, politica e sindacale, bisogna anche avere il coraggio di denunciare i debitori che mettono i bastoni tra le ruote alla macchina del trasporto pubblico. In appena 6 mesi, prosegue Greco, il presidente ha intuito ciò che per anni è avvenuto all'interno dell'STP e la UIL ha la coscienza pulita per aver per prima denunciato parentopoli e consulenze a gogò. È incondizionato dunque il sostegno del sindacato al numero uno di STP Brindisi, nell'auspicio di portare a galla i soprusi e le angherie subite dai lavoratori dell'STP. Questo l'effetto scatenato dalle parole di Almiento che nei giorni scorsi ha pubblicizzato le occasioni di assunzioni per autisti, sottolineando l'importanza della trasparenza. Le assunzioni della società che presiedo, ha tuonato Almiento, non devono avvenire sulla base di chiamate clientelari, ma sulla base di un pubblico bando e di una pubblica selezione che sarà affidata a una società esterna che non dovrà accettare raccomandazioni da parte di chi che sia. Questo mio avviso, ha concluso Almiento, assume importanza se si considera che nell'ultimo periodo la vita amministrativa e sindacale della nostra realtà territoriale è stata più volte pervasa da una mentalità distorta e da un conseguente atteggiarsi di piccole e grandi illegalità.